Sono Erenio De Vita, ho 49 anni e sono di Capua. Io sono giornalista, sono anche conduttore televisivo e poi nella città di Capua conduco le varie manifestazioni appunto della Proloco, di altre associazioni ancora. Una delle manifestazioni più antiche che abbiamo nella nostra città, ma penso anche nella nostra regione Campania. Oggi il Carnevale di Capua può essere affiancato ad altre importanti manifestazioni carnevalesche come quella di Viareggio, Putignano o altre ancora. Le origini del Carnevale di Capua sono ormai molto, molto, molto antiche. Molti anni fa, tanti secoli fa, il Carnevale veniva, ecco, festeggiato, veniva diviso in due parti, festeggiato quindi dalla popolazione e dai nobili. Ma poi nel 1000, ho segnato qui qualche nota, nel 1886 ci fu il primo grande carnevale, cioè il primo corso mascherato con balconi fioriti, addobbati, così dicono le cronache dell'epoca, con grandi lanci di confetti e di coriandoli. Ci fu anche un annuncio ufficiale da parte di due cavalieri, Francesco Lamanna e Vincenzo Pizzolo, che furono i primi organizzatori appunto del primo comitato. E in questa occasione poi venne, tanto per citare una nota di curiosità, venne premiata una grande mascherata, pensate, di oltre 30 persone che rappresentavano la sfiducia ai medici e lo sciopero degli infermi. E poi chiaramente ci fu una grandissima sfilata di carri e di maschere. E dal 1886, ecco, il carnevale si tramutò in una tradizione che ancora oggi noi abbiamo e dobbiamo quindi sottolineare che Capua, la Proloco, festeggia 125 anni appunto del carnevale. Allora, ci sono anche più o meno, ecco, delle cose da rispettare, delle, come vengono chiamate giustamente qui segnato, ecco, delle, diciamo, delle cerimoniali, che può essere un po' molto rigoroso e stabile. Allora, per quanto concerne le varie edizioni, per quanto concerne le varie edizioni del Carnevale di Capua, c'è un rito, una tradizione da rispettare, molto importante, la consegna delle chiavi, che ormai è diventata famosa in tutta Italia. Il primo giorno di Carnevale, le chiavi della città di Capua vengono consegnate dal sindaco appunto della città di Capua al re del divertimento, chiaramente il re Carnevale. E in quell'istante, quindi per 6 giorni, insomma, il re Carnevale si impossessa della città e diventa il re del divertimento. Ma attenzione, perché appena Re Carnevale riceve, ecco, la chiave, comincia a fare il suo proclama e qui dice testualmente che con il contributo dei suoi cortigiani sottolinea con ironia pungente tutte le malefatte dei pubblici amministratori. Dopo i 6 giorni, ecco, di festa carnevalesca, purtroppo Re Carnevale muore e addirittura viene celebrato un funerale e quindi Re Carnevale viene portato fino al fiume dove viene poi scaramentato nelle acque appunto del fiume Volturno. Questo è un rito davvero molto particolare. L'altro rito è quello dei carri, insomma guai se non ci fossero i carri appunto del Carnevale di Capua, carri che poi simboleggiano i vari fatti della città di Capua o magari quello che accade a carattere nazionale ed internazionale. E c'è una cosa importante da sottolineare, purtroppo una cosa che si è persa: a Capua esisteva anche una scuola di cartapesta, una scuola bellissima, una scuola dove addirittura quando finiva il carnevale questa scuola già si metteva, ecco, in movimento per creare carri per la prossima edizione. Purtroppo questa cosa poi è andata persa. Speriamo che venga, ecco, ripristinata questa tradizione molto importante, vuol dire la tradizione della cartapesta, quella scuola della cartapesta della città di Capua, famosissima. Qui c'è da dire un'altra cosa importante, insomma, le origini di Pulcinella. C'è chi dice che Pulcinella, questa vasca, sia nata a Capua, chi invece dice sia nata ad Acerra, insomma. Ancora oggi non si riesce a capire bene questo Pulcinella dove sia nato, ma una cosa è certa, che il fondatore, quindi l'ideatore, ecco, di questa maschera, Silvio Fiorillo, è nato a Capua. Infatti molti scritti sottolineano questo dato di fatto estremamente importante, Silvio Fiorillo capuano. E quindi l'emblema principale, lo possiamo vedere anche qui alle mie spalle, l'emblema principale del Carnevale rimane sempre, ecco, Pulcinella, che è poi la maschera caratteristica di Napoli, di tutta la Campania, e oserei dire di tutto il meridione.
No, ci sono 6 giorni, abbiamo detto, di puro divertimento. In sostanza cioè, ci sono delle serie di iniziative, di manifestazioni, talvolta anche culturali, ma in un certo qual modo si dà maggior spazio allo spettacolo, perché la gente vuole divertirsi, quindi questa piazza dei Giudici, che è proprio qui a pochi passi da me, diventa teatro di queste grandi manifestazioni. In un certo qual modo possiamo dire che la città di Capua si risveglia dal lungo sonno dei secoli per dare il suo benvenuto a questa importante manifestazione. E alcuni punti, ecco, della città di Capua diventano, ecco, protagonisti delle varie manifestazioni, e ce ne sono veramente tantissime. Qui c'è anche un connubio, un matrimonio perfetto tra folklore e la bellezza, ecco, architettonica della nostra città. Allora, ci sono diciamo molti segmenti che hanno avuto grandissimo successo nel corso degli anni. Vorrei ricordare in modo particolare un concorso che purtroppo non si riesce più a fare, il concorso mascherato per i più piccini. Vale dire, insomma, le famiglie avevano modo, ecco, di preparare artigianalmente degli abiti che poi venivano indossati appunto da questi bambini. I bambini sfilavano, c'era una giuria particolare, specializzata, che aveva modo di scegliere, ecco, diciamo, le mascherine più belle, c'era cioè un primo, un secondo e un terzo posto. Anche questa cosa purtroppo è finita nel dimenticatoio. Rimane invece la sfilata dei gruppi umoristici. Cioè, ci sono i gruppi umoristici che questa cosa molto simpatica, che preparano, ecco, degli sketch particolari che poi vengono in certo qual modo, ecco, presentati sul palcoscenico. Non c'è più una giuria che giudica i vari gruppi, c'è soltanto quindi una semplice esibizione e poi la premiazione con delle targhe. La sfilata dei carri e poi vari artisti che vengono a trovarci in occasione delle varie edizioni del Carnevale e quindi hanno modo di esibirsi perché mostrano il loro talento, il loro professionismo e tutto il loro modo di essere. E la partecipazione è abbastanza notevole di persone. Quest'anno addirittura abbiamo avuto anche persone che arrivano dalla provincia di Salerno. Quindi possiamo dire che il Carnevale rimane una delle manifestazioni più importanti che si svolgono in Campania, per un motivo molto semplice, perché è diciamo, una manifestazione che ha 125 anni e che propone un folklore davvero molto particolare. E rispetto, ecco, agli anni precedenti, a questo, vale dire, la venuta di molte persone che arrivano da tutta la Campania e non solo. E poi ancora questa voglia, ecco, del divertimento, la tradizione del Re Carnevale che continua, quindi la consegna delle chiavi e la morte appunto dello stesso Re Carnevale. Rispetto agli anni scorsi rimane la sfilata storica, quindi in modo particolare la sfilata storica di Re Carnevale, ma anche la sfilata dei vari carri. Chiaramente, come ho detto in precedenza, qualcosa si è perso come il concorso mascherato appunto per i bambini.